Con questo collant ci troviamo di fronte ad un prodotto sofisticato ed elegante che nell'intenzione del nostro cliente dovrà diventare il punto di riferimento della calza italiana. La calza della mezza calza. No, direttore, mi scusi, ho scherzato. Signori, per favore, è con un certo orgoglio che vi annuncio che il budget pubblicitario a nostra disposizione per la promozione della campagna Velatissimo si può tranquillamente definire mica da ridere. Per cui mi raccomando, da domani spremere i meloni per partorire idee che saranno della Madonna! Esatto. Arrivederci, è stato un piacere. Ma dove va, Rambelli? Ma perché? Non la vorremmo partorire proprio stasera la campagna? Anche se richiama dello spago ciecheggia nel ventre, le chiedo un sacrificio per la vita. Perciò questa sera facciamo un pizzico di straordinario per Velatissimo. Si sieda. Pronti? Partoriamo lo slogan. Osti, c'ho già le doglie. O cioè, mi si stanno rompendo le acque. Vedo già la testina dello slogan che spunta fuori. Velatissimo, il colan arrapantissimo. Eh? Siamo lontani, eh? Ma come vado avanti io e poi tu mi raggiungi? Ma se neanche lo conosco questo notaio. No, guarda Giacomo, che sei un cafone, eh. Ma ti sembra che un uomo si comporta così al primo appuntamento con una donna? Ma non me ne frega niente del tuo velatissimo. E dai, non metterla giù così dura, mica mi sto divertendo. Oh, qui siamo in sala parto. Dai, fai la brava, prendi un taxi e vai là da sola. Sì, dopo io ti raggiungo subito, non faccio tardi. No, no, adesso guarda, con un colpo di genio sblocco qua la situazione e arrivo subito, eh? Va bene, ciao ciao amore, ci vediamo, ciao. Ma cosa fa Rambelli? Mi si distrae durante il briefing? Lo sai che di là la stanno aspettando? Io? No, ma cosa dici, direttore? Pronti, sempre pronti. Eccolo, spinge! Forza, forza! Sto sparando fuori un altro bambino, eh? Occhio! Ehi, gringo, la cassa! Velatissimo! Ma siamo scarsi, Rambelli, siamo scarsi!